Questo programma è offerto da GoCarTV.com. Collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Amici del karting, del motorsport e appassionati del mondo dei motori retro, oggi proprio per voi abbiamo preparato una puntata che ha dell'incredibile. Questo perché grazie ai numerosi ospiti che ci sono venuti a trovare qui oggi all'interno degli studi televisivi di Sport Italia faremo un grande salto nel passato andandovi a presentare ASI Go Kart Show 2017. Ma le novità non sono finite qui perché, udite, abbiamo qui con noi presente oggi il kart che utilizzò il mitico Ayrton Senna nel 1978. Beh, vi sto svelando già troppo. Ludovica Pagani è qui naturalmente con noi e vorrevo chiedere anche a lei se era emozionata per questa puntata che sta per entusiasmantissima, partire. Entusiasmantissima, assolutamente sì. Io ho in parte il kart di Senna e già questa per me è una grande emozione, colui che ha vinto 3 mondiali, insomma un idolo per tutti gli appassionati di questo mondo e io sono già emozionata. Assolutamente, sì, una grande puntata quindi ci aspetta. Adesso vado a presentare i super ospiti che sono qui con noi oggi all'interno degli studi televisivi di Sport Italia. Parto subito con Giorgio Formini, che è il presidente AKG, ASI Karting Group, nonché organizzatore dell'ormai blasonatissimo ASI Go Kart Show, che si sta preparando per questo 2017. Ciao Giorgio! Buonasera a tutti. È un piacere riaverti all'interno dei nostri studi televisivi. Piacere mio. E poi Massimo Beacco, team manager MB Motorsport, nonché responsabile di Mitico 17. Ed è grazie a lui e ad Angelo Parrilla, che non è qui con noi oggi, che oggi è qui con noi il kart di Ayrton Senna. Massimo, grazie e benvenuto. Grazie a voi di averci ospitato e buonasera a tutti. Ecco, bene, la puntata può proprio partire. Io la parola la darei subito a Giorgio Formini perché insieme a lui vogliamo fare un po' un'analisi di questo ASI Go Kart Show che si prospetta e si lancia per appunto andare a presentare il sesto evento appunto da quando ASI Go Kart Show esiste, che naturalmente si terrà a Jesolo andando a rievocare la Coppa dei Campioni. Allora Giorgio, da dove nasce questa strepitosa idea? Sai, questo è nato quando abbiamo capito in ASI che questo mezzo propedeutico alle formule maggiori poteva diventare uno strumento di collezionismo, come in effetti incominciava anche ad esserlo. E allora abbiamo coinvolto la CIC, che è la Commissione Internazionale Karting, per redigere un regolamento, omologarlo e approvarlo. Di qui l'interesse naturalmente è subito stato evidente, abbiamo dovuto pensare a organizzare una manifestazione nazionale su qualche kartodromo importante. La scelta è caduta sulla pista azzurra di Jesolo, soprattutto perché era stata importante nel passato perché ospitava la Coppa dei Campioni, che era la seconda manifestazione kartistica più importante al mondo. Quindi abbiamo incominciato 6 anni fa, come tu hai ricordato, ormai possiamo già andare a scuola perché esatto, cominceremo a poter dire anche la nostra. Quest'anno appunto abbiamo organizzato ancora questa manifestazione che è partita per raccogliere dei collezionisti e degli appassionati nazionali e sta diventando invece sempre più internazionale perché, come l'anno scorso, stiamo vedendo nelle iscrizioni che stanno arrivando un numero importante di stranieri che sono tra l'altro molto entusiasti di questa iniziativa e ogni anno quando finisce la manifestazione ci chiedono se
di rassicurarli che l'anno successivo venga ripetuta. Questo è stato l'inizio e siamo arrivati in un momento. Bisogna dire che ASI vuole questa manifestazione, anche se deve contribuire con notevole importo finanziario, perché effettivamente non c'è una copertura solamente di iscrizioni, ma questo è importante perché attraverso questa manifestazione noi abbiamo di ritorno una promozione su questo movimento cartistico che fa parte del collezionismo nazionale. Bene. Beh, noi sappiamo che ASI Go Kart Show 2017 è ormai alle porte, ma Giorgio, dici le date esatte, telespettatori, ascoltate bene. Beh, ma ormai siamo arrivati, perché incominciamo il 19, il 20 e il 21, come sempre sono i tre giorni clou di Jesolo, speriamo di soddisfare tutti. Manca due settimane o tre, ma comunque siamo già molto avanti con l'organizzazione, ormai andiamo anche a memoria perché dopo sei anni, ripeto, non abbiamo molte difficoltà. Aspettiamo solamente tutti gli appassionati, tutti i cartisti che vengano a girare sulla pista di Jesolo. Beh, abbiamo parlato più volte di kart storici, abbiamo nominato la parola Coppa dei Campioni e oggi, credetemi, ho un po' di pelle d'oca, perché per riassumere al meglio tutte queste parole noi non potevamo chiedere di più. E qui con noi, come già anticipato ad inizio trasmissione, il kart del mitico Ayrton Senna, che ha utilizzato nel 1978. Oggi è qui con noi il kart e dobbiamo dire sicuramente grazie a Massimo Beacco, del team manager del team MB Motorsport, nonché responsabile di questo progetto mitico 17, che oggi per la prima volta davanti ai nostri teleschermi e davanti alle nostre telecamere racconterà un po' meglio di cosa vi state occupando, Massimo. È partito tutto proprio in occasione di una gara a Jesolo, dove tre anni fa questo kart è stato provato da Paolo Barilla, l'ha provato Stefano Modena. Dopo quell'evento sia Stefano Parilla, figlio di Angelo, che ringraziamo, io, tra l'altro Angelo Parilla, esatto, che non è potuto essere qui con noi, non ha potuto essere qua con noi, e da quel weekend lì che ci siamo un po' guardati in faccia nel dire questo kart merita il rispetto totale. Il rispetto totale vuol dire chiuderlo in una teca, renderlo intoccabile e portarlo a far conoscere a tutti quanti, con anche una mostra fotografica che chiaramente non abbiamo potuto allestire qui perché è logico, tempo e spazi anche, ma che ha riscosso notevolissimo successo a Imola in occasione, il lunedì scorso, in occasione appunto dell'ennesimo ricordo di Ayrton, ed eravamo appunto a Imola con il kart, con lo stand, con tutta la mostra, e devo dire che ha veramente toccato i cuori. E infatti, a proposito del 1° maggio, com'era la gente? Nonostante sono passati 23 anni dalla morte di Senna, la gente è ancora così calorosa nei suoi confronti? Stai dicendo una cosa che mi fa venire la pelle di capone. Assolutamente, ti capisco. E proprio a distanza di tantissimi anni, vedere persone partite dal Giappone. Ho conosciuto un fotografo che ai tempi lavorava in Formula 1, che aveva conosciuto Ayrton, ed è ritornato dal Giappone, come due brasiliani che si sono presentati, due di San Paolo, cioè, per cui la gente, oltretutto gli italiani, stranieri, è stata una cosa molto 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 emozionante. Beh, sicuramente, guarda, abbiamo appena rivisto le immagini di Imola che avete confezionato, è venuta la pelle d'oca anche a me. Ma tu, se non sbaglio, in qualche occasione l'hai anche conosciuto a Ayrton? Sì, c'è stata un'occasione grazie ad un amico comune che era Maurizio Gugelmin, che ospitava a casa sua in Inghilterra, appunto a Ayrton. Io, essendo amico di Maurizio, c'è stata una serata, non pensate male, nel senso, non abbiamo fatto bagordi, assolutamente.
abbiamo mangiato un panino, bevuto una Coca-Cola assieme appunto a Maurizio, con il quale ero molto amico dei tempi del Formula 3000, dove Maurizio correva. Poi, in un secondo tempo, è passato in Formula 1 con Leighton House assieme ad Ivan Capelli. Bene, bene, bello anche questo ricordo che il nostro Massimo Beacco ci ha appena raccontato. Parleremo ancora tanto di Asi Go Car Show e del progetto Mitico 17 che vede protagonista il kart che utilizzò Ayrton Senna nel 1978, subito dopo il nostro primo break pubblicitario. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta, velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità, ma non solo, anche tanta, tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta, via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale altamente qualificato. Nini Virta, dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista radio box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Besco, leader da 40 anni nel settore della carpenteria meccanica, progetta e costruisce strutture per oil e gas, realizza parti di meccaniche destinate al settore del converting, produce e vende in tutto il mondo carrelli alzabobine e magazzini portarulli secondo le norme ISO 9001, ISO 3834, N1090. L'azienda nel tempo è cresciuta, diventando una moderna e strutturata realtà industriale grazie ai continui investimenti in attrezzature e macchinari. La società offre ai propri clienti prodotti e servizi con elevati standard qualitativi. www.besco.it. Ben ritrovati negli studi televisivi di Sport Italia. Oggi grandi argomenti e naturalmente un grande mezzo qui presente, ossia il go-kart che utilizzò Ayrton Senna nel 1978. Ora io a Giorgio Formini li vorrei chiedere...